protocollo che era stato sottoscritto col Ministero della Salute ha la facoltà e la possibilità di approvi riguardante il sierotipo 1. Il problema si è posto quando era necessario, ai fini dell'introduzione degli animali alla fiera di Modica. Paura no, bisogna convivere con questa malattia, anche perché è una malattia particolare trasmessa da vettori, quindi eliminare il vettore è quasi impossibile, quindi dobbiamo convivere con la malattia, dobbiamo cercare di farlo nel migliore dei modi possibili, facendo tutta una serie di controlli affinché possiamo avere evidenza continua di quella che è la presenza di questo virus. Oggi noi abbiamo un sistema di epidemiosorveglianza attivo, sia da un punto di vista virologico, ma anche nel controllo dei vettori. Quindi abbiamo delle trappole per la raccolta dei vettori e il monitoraggio continuo, quindi noi sappiamo costantemente dove si trovano questi vettori, la quantità dei vettori, e da lì poi facciamo delle strategie anche vaccinali per la vaccinazione, anche perché, come sappiamo, il virus della Bluetongue non è uno solo, ma vi sono circa 30 sierotipi, ogni tanto si riassortano, quindi sino a qualche giorno fa, qualche anno fa erano 26, poi 28, oggi si parla di 30 sierotipi, sembra che ne sia arrivato uno intravisto in Cina, poi sembra che lo abbiamo ritrovato pure qui nel nostro territorio. Quindi dico, bisogna avere un sistema di controllo costante e continuo, bisogna che i servizi veterinari, non solo, cerchino di attenzionare questa malattia, questa problematica, e bisogna crederci tutti, quindi i sanitari, ma bisogna che ci credano prima di tutto gli allevatori, i produttori, e quindi con sistemi di controllo sia del virus che dei vettori, ma anche con le vaccinazioni nei confronti dei serotipi presenti nel nostro territorio, io credo che noi possiamo riuscire a gestire questa problematica e quindi ad avere un libero commercio sia di animali vivi che non su tutto il territorio, non solo regionale, anche perché la malattia è arrivata agli inizi del 2000 in Sardegna e poi in Sicilia, oggi è presente in tutta Europa, quindi non è più un problema di regione dell'Europa mediterranea, ma è un problema anche dell'Europa continentale, perciò bisogna saperla gestire e saperla attenzionare. Gli allevatori non devono avere paura, gli allevatori però devono essere molto attenti, ed è ovviamente nel loro interesse, e al primo sospetto, al primo sintomo clinico particolare, devono chiamare immediatamente il proprio veterinario o il veterinario dell'ASP, perché è molto importante intervenire prontamente. L'Istituto Zooprofilattico lavora di concerto con i servizi veterinari competenti per il territorio, quindi con i servizi regionali, e lavora per il controllo della malattia. In pratica ci si organizza in questo modo. Le ASP si dedicano al campionamento, al prelievo dei controlli, al prelievo dei campioni in azienda. L'Istituto Zooprofilattico segue le analisi di laboratorio. Quindi di concerto si effettuano dei sopralluoghi in azienda per verificare lo stato degli animali, la condizione ambientale, lo stato epidemiologico. La Bluetongue è una malattia trasmessa da virus, ma trasmessa a seguito della puntura di insetti, quindi non è una malattia come l'influenza che si trasmette da animale a animale per contatto diretto. È necessario che ci sia la puntura di un insetto ematofago. È importante specificare che non è una malattia trasmissibile all'uomo, né tramite la puntura di insetti, né a seguito del consumo di alimenti di origine animale. L'importanza della Bluetongue è legata soprattutto al problemi in allevamento, con perdita di animali, mortalità di animali, calo della produzione lattea, aborti, quindi un problema soprattutto economico legato anche al blocco della movimentazione delle vendite.